destinato alle regioni, ci andate di frequente e a questo punto non si capisce che cosa andate a fare. Ponzio Pilato, rispetto a voi era un dilettante, voi siete oltre, avete proprio già superato. La verità è che tutti questi aumenti sono figli della vostra incapacità politica di trovare soluzioni alternative, come spiegherò presto. Approvare sistematicamente degli aumenti per i servizi ai cittadini è la vostra firma politica sul modo in cui gestite la città invece di occuparmene davvero. Ricordiamo gli aumenti della CIP, gli aumenti della TARI, anche se qui c'è l'ambiente, come sappiamo, non fa parte del perimetro, ma questo è tutt'altro discorso. Questa amministrazione ha scelto politicamente di aumentare i parcheggi, le tariffe della mensa scolastica, le tariffe del centro primavera e pure quelle del dopo scuola. Qui oggi si vota una variazione di bilancio relativa all'aumento del costo del servizio di trasporto scolastico, come ho già detto, 81.000 euro per l'anno in corso e ben 211.000 euro per i prossimi due, peraltro con la contestuale cancellazione del servizio di trasporto per gli studenti dell'ISCA Centro verso la palestra ubicata in un altro plesso, declassando tale servizio a facoltativo. Ha farfugliato qualcosa alla stampa in merito ad una comunicazione che gli uffici avrebbero scritto alle famiglie, ma non è stato in grado di verificare l'effettiva data di invio. Un assessore, badate bene, che non è stato in grado di verificare con esattezza se tale comunicazione sia stata mandata alle famiglie quando, come se fosse qui di passaggio. Un assessore che conferma pure l'esistenza di una trattativa in corso per questo specifico servizio fra l'amministrazione e la stazione appaltante per valutare altre soluzioni che arriveranno però chissà quando e a quali condizioni.